Nome e cognome: Paolo Savoldelli. Luca Rossetti. Gruppo podistico: Smarathon. Da quando sei runner? 2 anni. Dal 2008. Come hai iniziato? Ho iniziato tra amici parlando della maratona di New York e poi Luca De Luca mi ha convinto a fare il resto. Tramite Andrea De Luca. La prima maratona corsa? La maratona di Milano del 2011. La maratona di New York del 2008. Ama il corso e raccolto fondi? Sì, per Smarathon. Nel 2011. Quando e per quale maratona? Proprio per quella, per la maratona di Milano. Nel 2008 per la maratona di New York. Quanto hai raccolto la prima volta? Tanto. Non lo so, non sono io il cassiere. Com'è stata la tua prima esperienza? È stata bella. Molto bella e anche complicata. Intendi ripeterla? Sì, sì. Quest'anno. È difficile correre e raccogliere fondi insieme? Ma è difficile, però per una causa con cui ne vale la pena è anche facile. No, con un gruppo di amici come quelli di Smarathon no. Cosa ti sentiresti di consigliare a chi ha intenzione di avviare una campagna di raccolta fondi? E di trovare un'associazione in cui crede, di persone serie, per una causa giusta e soprattutto essere sicuri che i soldi vengano spesi bene. Ma consiglierei di essere seri e di spiegare bene il motivo e soprattutto di spiegare come vengono usati i soldi. La pazzia più grande che ti ha fatto fare la corsa? Crampi dopo l'arrivo. Beh, correre la maratona di Berlino del 2010 sotto l'acqua, la pioggia battente per tutti i 42 km senza allenamento. Con chi ti alleni? Da solo spesso e qualche altra volta con gli amici di Smarathon. Mi alleno da solo. Corri di sera o al mattino? Mezzogiorno. Di sera. Maglietta o canotta? Maglietta. A che ora metti la sveglia prima della maratona? La maratona io faccio l'ultimo tratto, perciò tardi, alle 9. Ma New York alle 4:30 della mattina, Milano un po' più tardi per fortuna. La frase che ti dici alla partenza? Vai piano e cerca di arrivare in fondo. Nessuna frase particolare, vai con calma e arriva all'arrivo. E quando arrivi al muro dei 35? Lo supero. Quando arrivo ai 35 qualche volta ti schianti contro il muro purtroppo. E quando arrivi all'arrivo? All'arrivo è una gioia indescrivibile. Esulto. Piatto che ti mangi la sera dopo la maratona? Spaghetti al pomodoro. Pasta. Cos'è la corsa per te? Ma rappresenta un momento di evasione, di divertimento e anche di rilassamento. Ma è un divertimento. Correrai la prossima Barclays Milano City Marathon? Sì, certamente. Per quale associazione non profit correrai? Sempre per Smarathon. Smarathon. Quali sono i tuoi obiettivi di raccolta? Non lo so, più sono meglio è. Il massimo possibile. Mostraci la tua esultanza all'arrivo. E vai. Invita a correre la prossima Barclays Milano City Marathon. Vai a fare la maratona di Milano, ma allenati bene. Iscriviti a Milano, maratona fantastica.